Emiliano Vitiello, purtroppo siamo qui a commentare una sconfitta che, per quello che si è visto soprattutto nel secondo tempo, immeritata, anche perché decisa forse da un episodio un po' troppo dubbio. Sì, sicuramente una partita del genere con dei punti così pesanti doveva essere diretta e arbitrata da un arbitro all'altezza. Questo secondo me non è avvenuto nell'arco di tutta la gestione della partita, a partire dai cartellini gialli a alcune situazioni dove sia da una parte che dall'altra entrambe le squadre hanno avuto da recriminare. L'episodio finale purtroppo ci costa un pareggio che già ci stava stretto, secondo me, e addirittura lo andiamo a perdere al 94esimo. Brucia, fa malissimo, fa male soprattutto mentalmente, ragazzi, perché venivamo da una bella vittoria con il Riccione, era importante dare continuità. La cosa, la vittoria non si è riuscita a portarla a casa, mi prendo tutte le responsabilità io, perché è giusto che sia così. Ci mettiamo subito al lavoro per andare a portare via punti a Gatteo, campo molto difficile, ostico, però in questo momento non dobbiamo guardare dove andiamo, ma solo ed esclusivamente portare punti a casa.